5 consigli di film su vampiri. Non è una classifica, sono 5 titoli che ho selezionato in una moltitudine di questo genere. Sono film che sicuramente mi sono piaciuti e che volevo condividere con voi. Allora, partiamo subito col primo titolo, film coreano dalla regia di Park Chan-wook, premio della giuria Cannes del 2009. Sto parlando di Thirst. Ecco qui, edizione Midnight Factory. Film che mi è piaciuto veramente, veramente molto. Un film per me è stata un'autentica rivelazione. Devo dire che questo è un film veramente ben fatto, ben recitato. Funziona tutto, in questo film, dalla fotografia a qualsiasi cosa. Quindi mi è piaciuto molto e ve lo consiglio assolutamente. Passiamo poi, vabbè, a un capostipite, diciamo, del genere, un cult assoluto degli anni Ottanta, dalla regia di Joel Schumacher, ecco qui, The Lost Boys, o Ragazzi Perduti. Questa, tra l'altro, è una bellissima edizione, ormai fuori catalogo, anzi, era andata fuori catalogo poi rapidamente. Queste edizioni mi piacciono sempre tantissimo. Ecco qui, edizione ancora sigillata, poi questo film comunque ce l'ho anche in edizione semplice. Questo film, diciamo, è un film parecchio conosciuto, soprattutto per gli amanti, ecco, del cinema. Grande cult anni 80, anche questo grande cast, grande storia, grande regia, e un film sicuramente che vi consiglio, uno di quei film però che sicuramente, insomma, la maggior parte di voi, la maggior parte dei cinefili hanno sicuramente almeno una volta visto, The Lost Boys, quindi. Passiamo poi a un film che per me è un autentico capolavoro del cinema. Film svedese, Lasciami entrare. Questa è un'edizione, vabbè, Blu-ray semplice della CG Entertainment. Film che questo mi è piaciuto veramente, veramente tantissimo. Fotografia pazzesca, atmosfera pazzesca. Veramente funziona tutto in questo film. Ve lo consiglio assolutamente. Questo magari rispetto ad altri è meno conosciuto purtroppo, ma veramente è un consiglio molto molto caldo perché questo per me è stato un film pazzesco. Allora, tra l'altro, di questo film, giusto per come citazione, è stato fatto questo remake americano. Allora, diciamo, remake americano carino, vedibile sicuramente, un film ben fatto. Ma questo è veramente, come dicevo prima, un capolavoro. Quindi, se non avete visto nessuno dei due, partite sicuramente con questo. Poi, se volete quindi vedere il remake, lo potete fare, ma sicuramente dopo aver visionato Lasciami entrare. Ecco, passiamo poi, a un altro film che, per me fu, sempre una rivelazione. Parliamo di Raw. Questo film poi che è diretto dalla regista di Titane. Sì, Titanic ovviamente film girato dopo di questo, e devo dire che anche questo non è per nulla una brutta storia, un bel film. Di questo film purtroppo in Italia è disponibile solo questa edizione semplice in DVD, ci accontentiamo, però davvero è una storia molto molto carina, che sicuramente consiglio, non un brutto film. Diciamo poi che se il tema è quello dei vampiri, ovviamente non potevo non parlare, non consigliare Dracula di Bram Stoker. Questo ovviamente è un film che insomma, quasi tutti gli appassionati di cinema hanno visto. Questa è un'edizione Steelbook che contiene poi 4K Ultra HD più Blu-ray del 30° anniversario, uscita non poco tempo fa. Poi questo film ce l'ho anche in altre edizioni. Diciamo, grande edizione. Questo è un grandissimo film. Questo è un film che sicuramente tutti dovremmo vedere perché è un grandissimo cast, una grandissima regia del maestro Coppola. Ed è un film questo che ha consacrato, diciamo così, il personaggio di Dracula. Io ricordo anche all'epoca quando uscì, insomma, un grandissimo successo. E mi auguro che tutti voi almeno una volta abbiate visto questo gioiello veramente del cinema. Con questo film, diciamo, chiudo questa rapida rubrica, questa rubrica di consigli. Fatemi sapere nei commenti se avete visto questi film o se avete qualche altro film eventualmente da consigliare, mantenendo questo filone, ecco, dei vampiri. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, mettete un like e seguite il mio canale se siete interessati comunque a edizioni a un video o comunque cinema in generale. Con questo è tutto, ci vediamo al prossimo video.